Salve ragazzi, sono Yata e eccoci di nuovo su Dark Cloud. Stiamo per esplorare l'ottavo piano, se non mi ricordo male, della caverna. Sì, della caverna. Della selva del gufo. E proseguiamo con. Penso di essere circa a metà del dungeon. E se non ricordo male, con i pezzi ottenuti qui dovremmo riuscire a completare la nostra missione, ovvero di collegare l'antico 30 all'acqua. Come potete notare, ho equipaggiato l'arma nuova, il Sax, trovata nel precedente episodio. E cerchiamo. Guarigione potente. Devo essere sincero, non ricordo cosa faccio con guarigione potente. Proviamoci, proviamo. Sì. Dimostri si carica di energia. Spererei quantomeno che diano anche più. Speravo dessero più esperienza, devo essere sincero. Possiamo fare nulla, quindi vabbè. Qui c'è Lexiao. Tra l'altro sta. Ecco. Ti pareva. Si trova in stato di leggera disidratazione. Come d'altro canto anche Toan. Anche se penso che per Toan userò a breve la borraccia. Oh! Questo non mi pare che sia mai capitato. Ci permette di scegliere quale pacco vogliamo. Nella cosa grande potrebbe esserci un'arma o una schifezza. In quella piccola mi pare una gemma o una schifezza. Io direi la piccola. Wow, un altro diamante. Ottimo. Iniziamo col botto questa. Iniziamo proprio col botto. Fiume, infatti. Probabilmente troveremo relativamente molti fiumi. Qui comincio. Facciamo bere Toan. Usiamo la borraccia. Perfetto. Per un bel po' dovremmo stare tranquilli. Dicevo. Vediamo se abbiamo preso una scelta giusta. Se abbiamo fatto la scelta giusta scegliendo questo ramo del livello prima. Dicevo. Ah, giusto. Ecco, fiume ancora. Probabilmente con questo piano dovremmo finire i fiumi necessari, infatti. Fiume. E fiume. No, ho detto una cavolata. Vediamo un po' cosa c'è qui. Vecchio bar. Qui abbiamo visto c'è un nemico che purtroppo sarà carico di energia anche lui, a causa del piccolo errore tecnico. 3 shot? Vabbè, non possiamo ottenere di meglio per adesso. Ah, si è rotta la piuma di dragone. Vediamo un po' cosa possiamo metterci. Ce ne abbiamo un'altra, infatti sì, eccola. Piuma di dragone. Mettiamoci anche questo controllo PC, come mi pare sia. Ah no, contro le maledizioni. E un oggetto da lancio, giusto per essere. Anzi, mettiamo una bomba. Sì, fa sempre bene averle una. Anche se potrebbe suonare ambiguo. Allora. Proseguiamo. I gesti atletici dell'amica non fanno altro che stupirci. Sì, teniamoci alla fine quel ramo lì sopra, che lì sta. Non ho visto niente. Ah, ecco perché non ho visto niente. Perfetto. Mi ero preso male i tempismi perché non mi ero accorto. Beh, fosse lui il nemico. Mimic. Che non dovrebbe essere un eccessivo problema. Perfetto. E ci droppa anche quella che potrebbe o non potrebbe essere la chiave dell'instance. Tra l'altro è un piano abbastanza piccolo questo, non me ne ero accorto all'inizio. Appena abbiamo preso la mappa. Un'altra possibile chiave dell'instance. Io ho idea che sarà abbastanza semplice. Fiume. Lo so, mi sono messo male, quindi non sapevo più da che parte era la strega. Qui urge una cura. 63. Penso che ormai non ci bastano più le pagnotte per ristabilirci in maniera decente. Ma al momento il vecchio gaffer vende solo quello, quindi c'è poco da fare. Toccherà stiparci l'inventario di pane ben più di quanto sarebbe auspicabile fare. Oh, un pesciolino. Che non è commestibile, non per noi. No. Perfetto. Dell'ate funzionano abbastanza bene.
qui otteniamo una gemma del ghiaccio. Mi confondo sempre tra la skin della gemma del ghiaccio. Non l'avevo visto. Dicevo, tra la skin della gemma del ghiaccio e quella del... Oh, esca spina. Della pietra lucente per andare... Che serve per superare i piani qui in questo dungeon. Anche se in realtà non c'hanno tutta questa somiglianza. Forse è l'età. Dai. Fatti colpire. Fatti macellare. Bravo. E con questa abbiamo tutte e tre le possibili chiavi. Tra l'altro mi sono appena ricordato che i mostri che stiamo affrontando sono carichi di energia. Forse è per quello che ci vogliono più colpi. Cioè, me l'ero dimenticato, quindi pensavo fosse semplicemente una pippa io. Allora, facciamo così, proviamoci almeno. Ma forse un colpo lo diamo noi. Ho fatto una cavolata. Allora, ho fatto tutto il peggio possibile. Mi sono fatto avvelenare. Ho beccato un danno e sono riuscito anche a sprecare la bomba. Perché mi ero dimenticato che la bomba ovviamente... a differenza di queste che targetta, bisogna puntarla e farla e colpire dove si... Questa è imbecillità, Non c'è scusa per essere un imbecille. L'ennesima cura perché mi sto comportando veramente in maniera avventata. Io volevo provare a ucciderla con un oggetto per avere più probabilità di avere un ammazza streghe, quello che è. Usiamo una gemma del fuoco. Anzi, no, gemma del ghiaccio, che ce l'abbiamo doppia. Allora, da questa distanza non dovrei correre il rischio di mancarlo. Perfetto. Ci droppa qualcosa? No. Quindi tutta questa bella fatica e due oggetti sprecati per niente. Ottimo. Mi speravo che non fosse l'ennesimo mimico. Nocibomba. Rimangono due nemici e un atlo. Volendo, in base a quello che vediamo essere nemici, possiamo decidere di ucciderli o meno e andare direttamente al piano successivo. Perché mi pare abbiamo tutte e tre le possibili chiavi. Quindi solo una super sfiga ci impedirebbe di farlo. Ovviamente la super sfiga. Super sfiga è il nostro secondo nome, ma vabbè. Quello è un altro discorso. Lo facciamo così. Perfetto, uno è andato giù. L'altro dovrebbe essere quello relativamente meno fognoso, infatti va giù con un colpo soltanto. Allora, abbiamo fatto l'ottavo piano, prestiamoci a lasciarlo, mi devo ricordare di riparare l'arma prima della prossima cosa. E... perfetto, al primo tentativo. E adesso vorrei farvi vedere un piccolo glitch che si può fare in questo... non so neanche se classificarlo come un glitch vero e proprio, però torniamo in città temporaneamente. E adesso abbiamo appurato che abbiamo tutti quanti i fiumi necessari a risvegliare il Trent, ma vorrei farvi notare una cosa prima di svegliarlo. Vediamo un po'. Era qui? Sì. Ma vorrei sbagliare lato. Visto che adesso abbiamo tutti gli oggetti necessari ad andare avanti nella storia, qui dovrebbero essere presenti già delle ricompense per quando lo faremo, ovvero queste tre casse. Casse borraccia, frutto dell'Eden, sempre comodo, e uno scacciabestie. E fin qui niente di male. Adesso però vi faccio vedere una cosa che non era prevista. Finalmente accendiamo la nostra voglia di diorama con questo, un'assemblea. Ci abbiamo una cifra di posti da mettere, però avevo dato precedenza al... questa è sbagliata qui, Poi la sposterò bene, anzi, lasciamo uno spazio qui direttamente, così non devo fare i chilometri per sistemarla. I comandi, come al solito, mi fanno un po' di rogne. Ah, è più che sufficiente, pensavo fossero contati i fiumi. Allora, per il momento lasciamo così, almeno vi faccio vedere quello che volevo farvi vedere. Ah, mancava...
una piccola cosa. Qui c'è la diga. Scorre già da solo? Non credo. Ah, ok. Viene aperta da qualcuno comunque. Operai dirigenti. No? È stata aperta o no? Mica non sono sicuro. All'altro ho già visto un forziere che mi era sfuggito. Se è stato aperto. Ha avuto l'utilità di farmi vedere questo forziere. Che contiene? Ma c'è un bella soffice. Che schifo non ci fa. Soprattutto considerando il danno che ci fanno i mostri nella selva del Gofu. Adesso però andiamo a farvi vedere il glitch. Infatti qui il Trent dovrebbe essersi ripreso. E che strana andatura che ha Toan. Un po' inquietante, il vecchio Juraku. Ok, adesso possiamo utilizzare, innanzitutto vorrei farvi vedere che qui, questo è il glitch, le casse ci sono di nuovo, quindi abbiamo appena guadagnato a gratis e in maniera abbastanza scorretta tutti quegli oggetti. E poi dovremmo poter usare l'orecchino del cacciatore, orecchino da cacciatore, per parlare con Juraku. Quanto è fashion adesso con l'orecchino. Dimmi tesoro. Ah, qua tutti amichevoli. Così sei stato tu a salvarmi? Beh, sì. Oh cielo, allora eri tu. Grazie, grazie mille. Lascia che ti ricompensi. Su, avanti, ti prego, accettalo. È un oggetto leggendario che ogni cacciatore brama di possedere. La spada serpente. Tra l'altro qui qualsiasi essere superiore che cerca di darti un regalo o ti starnutisce addosso o ti alita addosso. Spada serpente, preso. Questa spada è indistruttibile finché non ha compiuto la sua missione, ma una volta terminata la missione può rompersi come qualsiasi altra spada. È un oggetto raro, custodiscila con cura, ragazzo. E noi la custodiamo con cura, pure perché ha detto un oggetto raro. Se è migliore del sax, ovviamente useremo questa, non ci facciamo tutti questi grandi scrupoli morali ad abbandonare l'arma appena ottenuta. Comunque penso che quelle considerazioni le lascio a 22. Vabbè, la faccio dopo mentre non sto registrando, credo sia meglio. Però adesso abbiamo parecchia. Ho notato che abbiamo parecchi diorami, quindi piuttosto che entrare e farci un altro piano, direi di cercare di costruire un po' di queste case. Casa di Baron. Sia mai che riusciamo anche a farci già qualche evento completo. Casa fungo. Pozzo 1, pozzo 2, non penso sia di vitale importanza farlo adesso. Ok, pensavo dovessero essere messi sul mulino. Ecco il mulino, avevo confuso il pozzo col mulino. Mulino messo. Ovviamente li sto mettendo, come si suol dire, a cazzo di cane. Poi li sistemerò in un secondo momento. Alberi, fiumi e ponti non ci interessano per adesso. Ah, avevo dimenticato tre case. Una. Casa di cacao. Due. E casa di. Non riesco a pronunciare il nome, devo essere sincero. Adesso vediamo se cosa possiamo costruirci. Cioè, costruirci. Come possiamo riempirle. Allora, torcia, scale, insegna, e probabilmente devo cercare Pau. Dov'è Pau? Where is Pau? Pau, eccolo qua. Ok,
allora. Insegna. Quel rametto così non capisco. Ah, questo qui. Un bel ramo. E qua dovrebbe esserci il baron, il vecchio baron, che è il sindaco. E forse conviene andare a parlare prima col sindaco, perché magari c'ha qualcosa di rilevante da dire. Beh, i popolani, diciamo, mettiamoli. Cacao. Casa di... ha la maschera di pelliccia bianca, quindi penso sia questa. Baron, casa fungo. Moglie molto allegra. Un'allegra vecchietta, eccolo qua. E uno scaltro gufo solitario, che mi pare che era la cosa del gufo saggio, era questo. Perfetto. Ok, adesso non possiamo completare niente, iniziamo a chiedere... Cioè, non possiamo completare niente, non possiamo sapere se possiamo completare qualcosa, iniziamo a chiedere ai cittadini... Oh, sta qui fuori, meno male, mi risparmia di dover caricare l'interno. Scacciapiante. Ehi, cos'è? Ehi, tu, non ti ho mai visto da queste parti, da dove vieni? Oh, dal villaggio di Nolun, ecco perché porti abiti tanto semplici. Un uomo dovrebbe sempre avere un buon cappuccio. Ah, scende la notte nel tanto, nel mentre. E poi abbiamo... Ah, è entrato dentro. Che cosa odiosa. Doverlo inseguire. Polvere potenziante. Che schifo non ci fa. E penso che forse con i tempi che corrono riusciamo a comprare, farci vedere giusto l'evento del vecchio sapone. Dove diavolo è? Eccolo qua. Ah, ecco un'altra. Scaccia bestie. Vabbè, questo villaggio non ha molto da offrire a parte la selva del gufo, ma l'aria pulita ci si sta bene. Spero che anche tu ti troverai bene. Cosa ti serve per la casa? Non scordare il tetto? A bracconaio non preme mai, ma alla casa del sindaco serve un tetto, questa è un'immagine. Gente strana, eh. Ce l'abbiamo un tetto? Credo sia questo un tetto. Anche se probabilmente non ce lo faranno fare mentre siamo all'interno stesso della casa. Troppo facile. Dobbiamo uscire, beccarci il caricamento, il caricamento di nuovo. Ok, da qui possiamo finalmente dare un tetto a questa casa. E via, abbiamo fatto l'evento di casa di Baron, che tra l'altro adesso ha finalmente un tetto. Contento? Ah, sei tu. Avvicinati. Siediti qui. Quale storia vuoi ascoltare oggi? Come promesso ti racconterò qualsiasi cosa. La storia del villaggio, perché la gioventù del sindaco mi interessa relativamente poco. Questo villaggio si chiama Bracconeria. Da dove deriva il suo nome? Vediamo. Non me lo ricordo più. Forse fu perché... Sto proprio invecchiando. La gioventù del sindaco, allora. Io ero proprio un tipo in gamba. Pensa che ottenni la carica di capo villaggio tutto da solo. Forse allora neanche Fudo avrebbe potuto tenere il paragone con me. Chi è Fudo? Fudo era il cacciatore più forte, invincibile è la parola giusta. Nessuno poteva vincere contro di lui fino a 5 anni fa. Fu allora che sparì nel nulla, lasciando solo il suo unico figlio. Il figlio di Fudo. Ha un animo gentile, è un po' cicciottello, ma un dono speciale per diventare cacciatore. In fondo, il figlio di Fudo potrebbe diventare un buon cacciatore. Ma considerato il suo stato, non credo che ci sia alcuna speranza. Il giorno in cui Fudo scomparve, il cuore gli diventò duro come il ghiaccio. Com'è possibile sciogliere il ghiaccio che ricopre il suo cuore? Beh, sono proprio un poeta. Come? Non vuoi ascoltare altre storie? Allora torna quando ti va che ti racconto qualcosa, quando vuoi. Questo è un souvenir. Borraccia. Speravo in qualcosa di più, però non si può avere tutto. Rientro giusto per vedere se abbiamo, se ci ha dato qualcosa. E in caso semplicemente chiudo l'episodio. Se ci sono nuovi oggetti nella casa, non mi pare. Quindi, con questo dialogo poetico con il poeta, ok? Concludo questo episodio, spero vi sia piaciuto e vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a lasciare un like. Alla prossima, ragazzi. Ciao!